persona in quel momento estremamente diversa da lui, lui vedesse un musicista come lo era lui. Ed è successo tante volte questo, e perché lo dico? Perché è verissimo quello che ha detto papà, cioè lui era molto severo con gli altri, perché era molto severo con se stesso ed era Dietro molto. nel tempo perché è interessante, è un modo anche per entrare a casa Morricone. Lo guardavo di nascosto, dalla porta socchiusa. Nel primo ricordo che ho di papà, lui è ricurvo, sulla scrivania, eccolo, grandi occhiali quadrati, maglione a girocollo, che oggi ho messo il suo nome, creava suoni. Sono stata e io lo spiavo in silenzio. Mobile mi ipnotizzava, lo vedevo gigantesco, ma allo stesso tempo né a immaginare cosa nascondesse. Con la sua camminata veloce, fatta, la porta. Maria, vieni qui a prendere Marco! Io ebbi paura, mamma, forse. Nel tempo fantasticai su questo spazio inviolato. Ma alla fine si aprirà questa porta per Marco il giorno in cui Ennio gli darà la borsa con le sue partiture. Poi diventato adolescente, poi adulto, che aspetta suo padre, che aspetta di conoscere suo padre. Ci sono delle pagine, molti anni dopo sarebbe venuto. Sì, è molto bello quello che dici, anche perché. Nonno, ma prima di farlo ho la necessità di fare una premessa, perché per me è davvero molto importante il modo in cui io sono riuscita ad arrivare a questo ricordo. Però poi nel tempo il tempo cura tutto, quindi la sofferenza è passata. Per me è stato importante, perché questi sono tanti piccoli pezzi che poi tutti quanti abbiamo ricordi, però tenere duro, bisogna andare avanti e fare tutto quello che è possibile. Mi aggancio a quello che diceva Francesca, noi stiamo girando tanto per promuovere questo libro, ci viene spesso chiesto di condividere ricordi, è stata bellissima e tornando a casa mi è venuto in mente un ricordo che. Nella mia vita non sono mai stata in mare dentro la crociera, sono sempre stata attraccata. Però a Civitavecchia andiamo verso la nave, in mezzo alla piazza del porto, e suonava, c'era una volta in America, intingendo il dito nell'acqua e facendo questa magia. Papà di mia moglie erano due nonni e come tale entrambi degni di massimo rispetto. Perduto i freni inibitori dell'educatore, ma gli è rimasto questo trasferto con i nipoti. Se me ne sognavo. Sei stato un po' invidioso di questo rapporto. No! Ideatore sia stato l'origine di questo film, un film internazionale.